chiuda nel momento in cui l'Europa scende in mare. Ciò accadrà il 1 novembre e accadrà con uno straordinario nostro risultato. Il risultato è avere convinto l'Europa e i singoli Stati membri, già ce ne sono 6 tra i più importanti che hanno dato la disponibilità, a offrire mezzi e uomini per l'operazione che si chiamerà Tritone, Triton in inglese, e che sarà gestita dall'agenzia Frontex. Per cui nel momento in cui nascerà questa operazione, la data fissata è quella del 1 novembre, subito dopo si chiuderà Mare Nostrum, perché non si possono avere due linee. In sostanza, in che cosa consiste la nuova operazione? Le navi rientrano all'interno delle acque territoriali, non arrivano più quasi vicino alla Libia. Quello che è stato fatto perché io vi ricordo che un anno e 8 giorni fa, ossia il 3 ottobre del 2013, 366 persone sono morte in Italia davanti Lampedusa, che sono morti bambini ancora attaccati al cordone ombelicale della mamma, che abbiamo vissuto una delle più grandi stragi che il tempo moderno abbia visto, e l'Italia ha sentito di reagire con questa operazione, un'operazione di emergenza, un'operazione a tempo, un'operazione che ha consentito di salvare 90.000 vite umane, che non ha consentito di salvare 3.000 morti, che in media, secondo il racconto dei dispersi, sarebbero morti, non tutti sono stati purtroppo raccolti o censiti, che ha consentito di arrestare 500 mercanti di uomini, questi passer, questi che guadagnano, questi titolari delle più macabre e terribili agenzie di viaggio del mondo, che sono quelli che fanno pagare questi biglietti per una destinazione senza dire cosa li aspetta con precisione all'arrivo a destinazione. Questa operazione di emergenza, al compimento di un anno, noi ci siamo battuti perché venisse sostituita da un'operazione che riafferma un'idea, perché questa è la cosa importante. L'idea è che lì, in questo mare Mediterraneo nostro, non c'è una frontiera dell'Italia, perché questi che vogliono venire in un luogo come l'Europa, dove c'è libertà, democrazia e benessere, non vogliono venire in Italia, vogliono venire in Europa, e l'Italia è un passaggio di transito. Allora quella frontiera non la deve presidiare solo l'Italia, la deve presidiare l'Europa. Ma da quant'è che sentite dire questa cosa? Da tanto tempo. Chi ci sta riuscendo? Noi. Ecco, questo è un risultato storico, è l'Europa che si riappropria della propria frontiera ed ha un significato politico enorme, perché oggi l'emergenza è il Mediterraneo centrale. Ma basta vedere quello che succede in Ucraina, basta vedere quello che succede ai confini est dell'Europa per rendersi conto che il tema della frontiera può presto diventare emergenziale nell'est dell'Europa, perché si può scatenare un problema di profughi dall'est dell'Europa. Avere realizzato noi come presidenza italiana questo obiettivo è una grande soddisfazione, e permettetemi, e anche lo dico perché so quante polemiche abbiamo noi dovuto subire a livello di territorio, sulla nostra pelle, anche sulla pelle di nuovo centrodestra, e anche il risarcimento nei confronti di una serie di attacchi che ci sono stati sferrati senza scrupoli e senza un minimo di onestà da parte di tanti avversari politici. Noi oggi otteniamo il giusto risarcimento, vinciamo una battaglia storica per l'Italia e per l'Europa, e la vinciamo su una cosa giusta, cioè l'idea che questi migranti vengono in Europa e che quindi il presidio della frontiera avviene al limite del confine delle acque territoriali di Schengen, cioè a 30 miglia dalle coste italiane, e lo fa Frontex, l'agenzia europea che è preposta alla tutela delle frontiere. Grazie.